Salve a tutti da Luca di AndroidGeek.it. In questo video vi parliamo di un'applicazione che farà felici tutti gli appassionati di poker texano. Sto parlando di Texas Hold'em No Limits, un gioco per smartphone e tablet sviluppato dalla Westech, è disponibile gratuitamente in versione light sul market Android. È anche disponibile la versione a pagamento, vedremo poi le differenze tra le due versioni. Il gioco, a mio parere, è una delle applicazioni più complete esistenti attualmente su piattaforma Android del gioco appunto Texas Hold'em, cioè il poker texano. La grafica è molto semplice, non è niente dell'altro mondo, ma ben vengono le cose semplici e come vedrete. Il gioco è molto intuitivo per chi conosce il poker texano ed offre due modalità di gioco. In modalità multiplayer contro il computer, contro un altro giocatore reale, oppure in modalità contro il computer. Vediamo una precisazione su tablet sul nostro Motorola Xoom. Il gioco si vede in modalità finestra allargata. Questa è una delle pecche forse del gioco, il non supportare le alte risoluzioni dei tablet. Su smartphone invece si vede abbastanza bene. Qui si vede un po' spixelato. Andiamo a vedere il gioco. Come detto, è possibile giocare contro giocatori reali o contro il computer. In questo caso entriamo in una stanza di gioco, o per meglio dire, un tavolo da gioco. Il sistema inizia a ricercare possibili giocatori per una partita in multiplayer, oppure possiamo fare direttamente skip search, cioè skippare la ricerca e andare direttamente a giocare contro il computer. Proviamo quest'ultima opzione. Ricordiamo che i soldi scommessi sono assolutamente virtuali, quindi non è necessario dare nessuna carta di credito per giocare, come succede per esempio su versioni online per browser di giochi di poker. Come vedete l'interfaccia è molto semplice, qui è possibile effettuare la scommessa ruotando questo cerchio. Aumentiamo o diminuiamo i soldi se vogliamo scommettere. Il gioco è completamente in inglese, ma non ci sono problemi se voi conoscete il Texas Hold'em, il poker texano. I soldi vinti e persi verranno computati e alla fine, vi faccio vedere qui nella schermata dell'account. Come vedete, finora io ho vinto 990 dollari, ovviamente virtuali. Ho giocato tre partite e ne ho vinte una. Differenze tra versione light e a pagamento. Con quella light è possibile giocare fino a tre partite al giorno, mentre quella ovviamente a pagamento sono illimitate. E la versione a pagamento costa però 3,63 euro. Con questo è tutto, ricordo Texas Hold'em No Limits, è disponibile su Android Market, sviluppato dalla Westech. Vi rimando al blog androidgeek.it, alla prossima.